start. 2, 1, boost ignition and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay It. Oggi siamo su Gone Rogue, un gioco in uscita il 1° di maggio 2023. Non c'è ancora il prezzo, la versione è la 0.93, quindi la pre-release. Non l'ho provato, questo lo voglio provare con voi perché non lo conoscevo e quindi lo proviamo insieme. L'ho visto lì, l'ho provato, insomma, c'era stata la possibilità di portarlo e quindi lo proviamo. Saremo dei ladri con una visuale isometrica, quello che si promette essere uno stealth game. Gioco di ruolo, lo proviamo. La difficoltà è facile, la solita o pesante. Praticamente l'ansia cresce a un ritmo standard, comportamento standard del personaggio stili. Successivamente la difficoltà può essere modificata. Ok, qui invece l'ansia cresce al rallentatore. Ok, carina sta dinamica dell'ansia. Iniziamo una nuova partita. Il gioco è in italiano. Guerra, una carneficina insensata che dura da decenni, non ha potuto fare a meno di sfigurare il nostro intero mondo. La guerra ha reso lo Stato un trasportatore ideale per trasformare le persone in carne da cannone. Non abbiamo nemmeno notato come gli slogan oscurassero i sentimenti, gli ordini soppiantassero la logica, il dubbio diventasse tradimento e l'ideologia la verità. È il momento perfetto per l'ipocrisia e le bugie. Ma anche sento che lo Stato sta lentamente crollando dall'interno. Fame, malattia, sofferenza e morte sono tutto ciò che vedo intorno a me. Vado veloce per il rischio che i sottotitoli non vadano avanti più di me. Per me sgattaiolare per le strade notturne in cerca di cibo è diventato un'abitudine. Anche se questa volta ho deciso di agire in grande. Diventeremo dei ladri. La corsa attira maggiore attenzione e fa anche rumore. Ok, questi sono i consigli iniziali. Una macelleria ai margini dei bassifondi della città. Il proprietario... Manca qualcosina a livello di traduzione, a livello di punteggiatura, ma va bene, credo. Il proprietario è un tipo grossolano e vile che vende carne di qualità simile. Ma a causa dei prezzi sorprendentemente convenienti, il negozio è molto richiesto in tutto il quartiere. Abbiamo un obiettivo, pulire la cassa della macelleria, rubare un importo superiore a $75. Andiamo. Graficamente nulla di miracoloso, carino. Abbiamo le guardie. Mi ricordano quelle guardie lì, Sarah, you are being hunted. Insomma, sì, la traduzione qua. Premete il tasto sinistro per locomozioni. Va bene, andiamo con la nostra locomotiva. Allora, rotazione della camera e zoom. Ok, rotazione col tasto destro e zoom. Ok, continuiamo a cliccare. Dov'è la macelleria? Qua c'è un punto di domanda, andiamo a vedere che cos'è. Ipotizzo un 15 euro come costo? Non so, vedremo. Quando un personaggio ostile ti vede, il suo campo visivo si riempie. Più Jack è vicino a un personaggio ostile, più velocemente viene identificato. Va bene. Perfetto. Allora, abbiamo... No, ma l'ho già visto, non preoccuparti. Andiamo. VASD per spostare la camera, premi centrale per fissaggio alla camera. Ok, abbiamo la guardia che sta facendo la guardia, appunto, giustamente. Continuiamo a muoverci, vediamo se il doppio clic mi fa muovere più rapidamente. Sì, però attira di più. Abbiamo delle persone, non rappresentano una minaccia, non rappresentano, sono mendicanti, non è il momento migliore per parlare. Ok, vediamo cosa dice qui. Jack può arrampicarsi su recinzioni, arrampicarsi su alcune casse, condutture e altri oggetti. Ok, qui possiamo arrampicarci sulle casse. Perfetto, quindi vediamo se lo fa in automatico, senza bisogno di interazioni. Punto giusto per arrampicarsi dall'altra parte, perfetto. E saltiamo giù. Lì c'è... Aspetta, fermo! Per Dio, via. Al pelo. È un po' ostica come visuale perché è troppo inclinata, secondo me, però... Vediamo. Se riusciamo a muoverci qua dietro. F5 salvataggio. Numero di salvataggi rimasti 3. Ok, ho salvato qua giusto per non dover rifare tutto nel caso venissi beccato. Vedete che ci sono le finestre che sono interagibili. Devo controllare quel capannone. Devo esserci degli strumenti. Ok, controlliamo il capannone. Questo immagino. E non ne vedo altri. Oddio. Vediamo. Alta evidenza gli oggetti. Ok, entriamo nel capannone. Premete
mette allora su un oggetto, prende l'oggetto. Ok, prendiamo il piede di porco che ha un certo valore, un certo peso. Prendiamo, ok, per iniziare a rompere il lucchetto tieni premuto il pulsante sinistro su un oggetto bloccato. Ok, queste sono le istruzioni, non abbiamo altro. Tengo premuto e vedete che posso scegliere se scassinarlo, osservarlo. La porta è chiusa, difficoltà di hacking facile, perfetto, scassiniamolo. Uso il piede di porco, 8 utilizzi. Premete su un oggetto F, prendete l'oggetto più vicino. Vabbè, io aspetto, vediamo cos'altro c'è. Abbiamo aperto la porta. Alta, così vedo le interazioni. C'è un armadio. Prendo un altro piede di porco. C'è un altro oggettino. Conserve. Altro? Sì, c'è. Prendo le conserve che tutto fa brodo. Con alcune persone si può parlare, possiamo parlare con quello lì. Ok, vediamo se c'è altro interagibile. Sì, c'è una finestra e un vino qua sopra, lo prendiamo. Va bene, adesso c'è... Vediamo se riesco ad aprire una porta mentre passa il tizio qui. Apro la porta. Oh, ho due piedi di porco. Lo scassino fa casi. Sta arrivando. Andiamo via, andiamo via, andiamo via, andiamo via, andiamo via. Abbiamo fatto casino, ci nascondiamo qua dietro. Sta entrando a vedere. Mi nascondo. Controllato la finestra. Speriamo non controlli di qua. Ok, abbiamo fatto casino. Però c'è una conserva che abbiamo lasciato per terra. Adesso lui esce. Quindi non è una buona idea, carina come meccanica comunque. Prendo la conserva qua dal coso. Usciamo dalla porta. Il tizio è ancora abbastanza furtivo. Qua c'è un consiglio però. Tieni premuto il tasto sinistro su un oggetto interattivo per... Ok, no, questo qua l'abbiamo già visto. Allora, bruttissima sta cosa. Sì, l'avevamo già letta queste cose. Porcaccia la miseria. Cavalca. Lui ci ha visto. Possiamo correre là e parlare con... Vieni da me, signore. Cosa vuoi? Mi ha visto. Vieni, signore, riconosco questo passo. Sei del partito più alto, hai ragione? No, sono apartitico. No, sì, cosa vuoi? Tocca con le mani gli stivali di Jack. Ho sentito bene, hai detto di essere del partito più alto? Naturalmente. Certo che vengo dal partito più alto, cosa puoi vedere? Non puoi vedere? Ok. Mi scusi, non l'ho capito subito, avvicinati per favore. Il mendicante prende una spazzola e inizia a pulirsi le scarpe. Non passa un minuto in cui Jack è in piedi con le scarpe pulite e ben curate. Pronto, signore. Ti basta una moneta? No, per i membri del partito pulisco gli stivali assolutamente gratis. Forse hai bisogno di qualcosa? Ti siedi, pulisci tutti gli stivali gratis, provate il cibo. Grazie, ma noi non siamo Jack, noi siamo indie, abbiamo rimesso il nome, vabbè, grazie ma non dovresti. Di notte mi intrufolo nel cortile vicino a qui, lì nella fossa puoi sempre trovare avanzi di carne. Ma quello che ho sempre provato molto tempo è la birra fresca e fredda. Non considerare l'insolenza, ma non hai una bottiglia? Bene. Mi è piaciuto il tuo altruismo, provo a pensare a qualcosa, non prometto che la birra sarà fredda. Certo, può anche essere stantia. Ok, fammi vedere. Ok, fammi sfuggire a sto tizio. Rapina fallita. Posso tornare indietro? Vi dico la verità, un po' grezzino come gioco, nel senso che si vede che è un indie, si vede che ha bisogno di... Devo entrare nel capannone e poi andiamo di là direttamente. Stavolta non perdiamo tempo con l'altro. La traduzione sembra fatta da un traduttore. È quello, purtroppo, devo constatarlo. Purtroppo è così. Però vabbè. Andiamo a scassinare. È una sorta di TIF in isometrico, come i vecchi TIF in pratica. Però ecco, ripeto, non è ancora uscito il gioco, quindi avrà sicuramente quelle che si definisce le patch del day one.
Prendo un secondo piede di porco, prendo le varie cose, non vado a parlare col cieco stavolta, perché mi sgamano. Salvo. Cazzarola, però i salvataggi sono limitati. Lampada da olio estinto, posso accenderla anche. Vabbè, vediamo, usciamo e andiamo, tanto qua oggetti non ce ne sono. Vediamo se c'è qualcuno fuori, no. Mi ricorda anche un pochino Seven, si chiama il gioco di furti. Allora, andiamo, anche se è diverso, perché quello mi sembra molto comunque più ricco di NPC e cose varie. Scassiniamo la porta con i piedi di porco che abbiamo appena usato, tanto ne abbiamo due. Ok, questa è la missione iniziale. Sì, voglio chiudere questo, vediamo quanto ci mette a scassinare. Difficoltà di hacking normale, ottima concentrazione. Perché in pratica dovrebbe esserci qualche indicatore che ci fa vedere, adesso ci spiegherà tutto. I personaggi, ok, no, i personaggi ostili possono dare l'allarme se notano la presenza di Jack, possono chiamare aiuto, seguire Jack o andare a ispezionare l'area. Ma io non sono Jack, io sono Indy. Vabbè, pulisci la casa della macelleria, ruba la chiave della serratura del macellaio. Adesso faccio un save così partiamo da qui. Ah, devo finire l'azione corrente, ok, devo cercare le chiavi, sicuramente non lo hackerò con un piede di porco. Vabbè, intanto freghiamo roba, carne, coltella. Sì, vabbè, forse è meglio giocare in inglese, eh? Vabbè, intanto speriamo di non fare rumori mentre passa la guardia fuori, perché qua non possiamo andare, presumibilmente servirà la chiave per entrare in macelleria, infatti si vede che la serratura non si può rompere, c'è proprio il simbolino del lucchetto, quindi bisogna salire di sopra. Voglio dare un'occhiata qua, vedete che ci sono dei consigli che sono quelli che compaiono. La pausa automatica col tasto V, fissaggio della camera, ok, e visione dei ladri, che è quella che attiviamo col tasto Alt. Qua sotto abbiamo la concentrazione, determina la velocità di scasso e borseggio. Si riduce di un punto quando facciamo una roba complicata. Ok, qua abbiamo la mappa, bellina la mappa, mi piace, gradisco. Qua abbiamo il nostro personaggio con le sue abilità. Possibilità di senso del profitto, identificare gli oggetti, muoversi passo morbido, muro da soma. Ok, ma non le abbiamo queste cose, le dobbiamo prendere. Infatti qua c'è l'abilità dei ladri, non ne abbiamo neanche una. Abbiamo l'abilità del predone, apertura delle serrature, apertura ruvida, quindi forza brutta, il borseggio e la conoscenza dell'elettronica. Quindi possiamo anche hackerare i computer, ovviamente vecchissimi, perché qua parliamo, ci sono i grammofoni. E così via. Qua ci sono invece le specializzazioni, possiamo diventare operaio di fabbrica, alla fine della rapina riparerà i suoi strumenti, non puoi riparare l'elettronica complessa e strumenti completamente rotti. Ok, qua abbiamo il diario con tutti i casi che qui stiamo lavorando, le missioni completate, e qua abbiamo l'inventario, quindi con la roba che abbiamo sgraffignato. Ok, abbiamo visto tutto l'inventario, a questo punto possiamo anche salire di sopra e vedere cosa c'è. Space, pausa. Ma non mi interessa, voglio andare avanti. Vediamo se... Perché questo vecchio idiota non dorme? Molti personaggi possono portare oggetti di valore, possono essere tentati di rubare. Ok. Mi sta solo complicando il lavoro. Il tizio non sta dormendo. Interessante. Posso... Interruttore della luce. Spengo la luce in bagno. Vediamo se posso spegnerla anche qui. Porcaccia la miseria. Fuggi. Vediamo come si comporta il tizio. Scende, io mi nascondo qui. Vedete che compare l'occhio con la sbarra sopra, quindi si è accorto che gli abbiamo fregato roba. La coltella veramente io non ce la faccio. Abbiamo già raggiunto un obiettivo, perché abbiamo già rubato più di quello che ci aveva chiesto. Abbiamo rubato $97 contro i 75. Il problema è che adesso lui ci ha beccato. Noi dobbiamo andare a rubargli la chiave, ma ci ha beccato. Adesso qua non dovrebbero vederci. Vediamo. Ok, qua falliamo.
E ripartiamo da lì. Possiamo anche borseggiare. Vediamo. Sì, ci ha beccato. Va bene. Allora, ripartiamo da qui. Avevamo salvato il piano di sotto. Quindi rubiamo la coltella. Allora, il tipo lì... il tipo di sopra... non dorme. Quindi saliamo su. Avevano rubato della carne, ma... aspetta, fermo lì. Il tipo non si sa cosa stia facendo, ma sta, non dorme, non va a dormire. Abbiamo notato che questo tasto qui gli accende la luce. Io vorrei spegnere la luce qua nella sala. Qui, così almeno abbiamo un po' di buio. Perfetto. E spegniamo la luce anche in bagno. Ok, entriamo in bagno, vediamo se c'è qualcosa di interagibile. Questo. Possiamo scassinare l'armadietto. Chiudi la porta. E scassiniamo l'armadietto con il piede di porco. Farà un gran casino bestia. Però finché lui se ne sta lì non ci sentirà. Ok, abbiamo aperto. E dentro c'è mutandine formali. Colonia, unità del partito. Sgraffigno tutto. Ok. E basta. Credo che non serva altro. Spero non debba andare in bagno prima di andare a dormire. Però potremmo... entrare quando lui è seduto, entrargli in camera. Tanto lui tecnicamente non dovrebbe... Andiamo a prendere la roba che c'è qui. Medaglia del veterano. Una lettera. Lettera arrabbiata del macellaio. Bobby, per le consegne di prodotti a base di carne sono in ritardo. I banchi sono quasi vuoti con la buca in giardino. I tuoi uomini portano 2 dozzine di carcasse di carne. Prima del tramonto... ok, è un po' in perdita. Spero non venga qui. Non farò casino, ma devo cercare queste maledette chiavi della macelleria. Quindi cercherò qui, sperando che non mi sgami. Merda, ma sentito. No, no, già fa casino. Non è qua la roba. Non è qua. Devo rubargliela da addosso, quindi devo aspettare. Aspetta, faccio un save, che si sa mai. Ok, lui si muove fin lì, ma qua c'è un bicchiere, la birra, e c'è... Ok, io adesso esco e provo a sgraffignarglielo di dosso, sperando non mi becchi. Ok, andiamo. Dio mio, non mi ha visto al pelo. C'è qualcuno? No, non c'è nessuno. Vai giù. Per Diana. Ok, siamo nascosti. Si accorgerà che gli abbiamo rubato tutto. Però probabilmente siamo salvi. Vediamo se se ne dà. Ok, no, non c'è. Spero non sia andato dentro. No, è tornato su. Perfetto. Adesso usiamo la chiave. Ed entriamo in macelleria. Perfetto. Chiudi la porta. Possiamo uscire da lì dopo. Vediamo se la chiave funziona o no. Allora, dobbiamo svaligiargli... Allora, qua c'è un giornale. Causa la massa degli errori passati politici medievali. Ok, qua è tutta loro. Non c'è nulla da rubare. Cioè, oddio, ci sono un po' di cose, ma... dobbiamo pulire la cassa, quindi... scassiniamo la cassa, anche se in realtà, secondo me... c'è un po' di gente qua. Un po' troppa gente. Adesso vediamo sto tizio cosa fa, ma... magari ce la facciamo col piede di porco... facendo poco casino... No, merda. Ha sentito qualcosa, mi metto qua dietro. Posso rubare ancora? Abbiamo un tot di peso massimo che possiamo portare. Ok, quello esce. No, aspettate, sta salendo, perfetto. Magari riesco a scassinare. Vediamo un po'. Ispeziono, hacking normale. Continuiamo col piede di porco. Fa casino. Ci stiamo mettendo un sacco.
però alla fine è tutto circoscritto qui, quindi anche se arriva la guardia qua fuori non dovrebbe beccarci lo stesso. Merda, mi becca. Mi ha visto. Sta attento a non fare doppio click. Non c'è nessuno, te lo stai immaginando. Non c'è nessuno. Però ancora il dubbio. Vedete che ha la barra sopra la testa. Ok, se ne va. Dobbiamo continuare. Lì si è accorto che manca roba. Torna indietro. Se ne va a dormire. Oh, meno male. Speriamo di riuscire stavolta. Spero non ricominci da capo, se no io non, onestamente non... Ok, no, infatti. Dai. Prendo i soldi e me ne vado. Ok. Bene. Adesso. Un save. Perfetto, o scassiamo la porta qui o ce ne andiamo normalmente, ma il tizio adesso io credo che non ci senta più, quindi va bene, usciamo e scassiamo. Qua c'è allarme generale, sta arrivando. Ok, fortunatamente ha scavallato di là. Lì c'è ancora il dubbio, che qualcosa non funzioni. Io adesso me ne sto nascosto qua, vado qui. Non mi vede. Se ne va. Magari ci ripensa, non lo so. Però devo uscire da dove sono entrato. Ok, una volta che sono fuori tutto fatto. Perfetto. Adesso. Dobbiamo andare verso l'uscita che è là, quindi bisogna andare dritti dove stiamo andando, seguire la strada e andare di là. Ok, ci sono però un po' di guardie, devo forse passare, no, qua no. Sì, poi graficamente è quella che definirei un po' la grafica del disagio, vista così è questa zona qui così nebbiosa. Comunque, ce ne andiamo, credo sia giusto di qui. No? Mannaggia, no! Non è di là che dobbiamo andare, ma dall'altra parte. Quindi sto andando di là, devo attraversare la strada e andare di là. Ok. Ah, aspetta. Dobbiamo scavallare di qua. Cavalca... Non mi vede? Mi vede? Mi vedono? Mi vedono, ma... mai non ci sono più. Ok. E adesso... bisogna uscire di qua e andare di là. Però lì c'è un altro soldato e non si può superare perché c'è la recinzione qua. Quindi bisogna aspettare che la guardia passi senza far casino, camminando tranquilli, easy, e poi corsa. Forse è nata verso l'uscita. Con doppio clic fa la corsa. Ok. Vediamo un po', abbiamo guadagnato un po' di esperienza, abbiamo causato molti allarmi, possiamo rifarla cercando di farla meglio, abbiamo completato in 11 minuti, l'abbiamo fatta, abbiamo trovato 170 di importo, continuare, terminare l'attività, sì. Ok, e qua la storia continua. La metto in pausa, posso mettere in pausa. Va bene. Ok, saltiamo, adesso non voglio. Ritorno in bassi fondi, l'avventura va avanti.
La voce di aria è stata aggiornata. Prima cosa importante, punto abilità ottenuto. E qua abbiamo una sorta di hub. Ok, interessante. Capitolo 1 e la storia comincia. Ragazzi, il gioco sembra essere davvero, davvero interessante, a netto dei difetti che lo portano comunque ad essere un gioco indie, quindi Gone Rogue è abbastanza grezzino, però è un bel gioco di furti, insomma, che potrebbe intrattenere gli appassionati degli stealth game che magari si sono già spolpati i titoli più grossi. Non so dirvi ancora il prezzo, io ipotizzo che per me un prezzo giusto potrebbe essere di 19,14,99 euro. Poi, se sorprendentemente, ricordatevi questo, dovesse costare 9,99 euro, prezzaccio secondo me, perché a netto della traduzione che è un po' così, ma comprensibile, sembra essere davvero carino, anche perché adesso che abbiamo completato il tutorial, il gioco si apre nelle varie missioni che si possono fare. Attendo anche i vostri pareri. Questi sono i ragazzi di Gone Rogue di Ascalot Games, che ringrazio per l'opportunità di aver portato il gioco. Fatemi sapere sotto nei commenti, come sempre. Alla prossima e ciao ciao!